Andiamo a mangiare qualcosa. Rama. Che c'è? Mamma. La mamma tornerà presto, andiamo, su. Coraggio. Ma tu non mi hai mai detto niente. È che non volevo farti soffrire. Commissario, ora potete entrare. Sei stato bravissimo, ma adesso devi essere sì, anche per lui, lo capisci questo? Amore mio! Ecco qua. Che ci fa qui tutta la tua roba? Ah, davvero vuoi saperlo? Sì? Non ci arrivi? Ti stai trasferendo? Io sto tornando qui, il che è molto diverso. E comunque io ti amo e questo a prescindere da dove ma ho il cuscino. Ma c'è un equivoco. Perché? Perché questo è un trasloco, E allora? Non sono un'ingenua. Sì, lo so. E poi c'è un'altra cosa. Sentiamo di che si tratta. Quando ci sposiamo? Il 9. Quando hai detto? Il 9, qui. No. E invece sì, sì. Allora il 9 qui e poi il 14 anche in chiesa. Ho parlato con l'arcivescovo De Maria ed è tutto a posto. Fatto, è arrivato amore? Il consenso della curia. Possiamo sposarci ma anche in chiesa. Ho già spiegato la faccenda a Malvina. Adesso è tutto a posto. Era una sorpresa. Ti amo tanto. Ed ora ci sposeremo anche in chiesa. Ce l'abbiamo fatta. Ti amo troppo. Giustina, quando ti chiamo rispondi. Guarda che non ho ancora perso. Perché io sono invincibile! Sono venuta soltanto per farvi gli auguri, allora tanti auguri! Sì, grazie, devo dirvi anche un'altra cosa, ragazzi. Io torno al loft. Ah, va bene, certo, come vuoi. Senti Malvina, io credo di doverti chiedere perdono per... No, sono io che devo chiederti perdono per tutto quello che ho detto e per quello che ha detto Bart, giusto? Sì. Comunque sono sicura che cambierà anche lui, prima o poi. Va tutto bene? Sì, sì, grazie. Ehi, avete visto Tiago? Cos'è questa strana calma, giovanotto? Stai forse tramando qualcosa? Va tutto bene, Nico, sta tranquillo. Allora vieni o no? Sì, arrivo. No, aspetta, venite tutti qui perché ho una grande notizia da darvi. Sì, ci siamo. Io non so come sia andata, ma ci hanno organizzato uno spettacolo nel giorno del lancio del disco. Sì, ma sei sicuro? Novembre. Ah, ma vi rendete conto? Il 14 novembre. Aspetta un attimo, noi ci dobbiamo sposare il 14 novembre. Senti, che c'è? Benissimo, e allora... Sì, non se ne va. E allora, ragazzi, sarà una settimana da sogno, il matrimonio, lo show, la chiesa! Sei contenta, Rosario? Ragazzi, allora ci vediamo più tardi, ok? Sì, ma cerca di stare attento per strada. Sì. Prego, si accomodi. Ehi, ma dove vai? Vuoi sapere perché sono qui? No, adesso devo andare. Aspetta, ripensandoci, forse sì, è meglio che così con noi. Vieni qui, coraggio, ti assicuro che questo è molto più importante, te l'assicuro. Grazie ancora per essere venuto qui, giudice. Chiedo scusa, signor giudice. Senti, sempre il solito. Saresti ammonito dalla schiena? No, io voglio vieni stare qui. Dai, dietro. su, scendi, su. Ecco. Questo è un momento molto importante per tutti noi, ma ancora di più per voi. Il giudice è qui per firmare gli atti di affidamento. Sì, vi adotterò tutti, consiglio. Sì, ecco, a questo punto... Nico e io saremo a tutti gli effetti i vostri genitori. Che cosa c'è? Avete cambiato idea? È la miglior notizia che mi abbiano mai dato. Sei contenta? Sì. Oh, grazie. Sì. Non è uno scherzo, Ti voglio bene.
Alelì e Ramiro Ordóñez da oggi figureranno sotto la tutela di Nicholas Bauer e Angeline Chasti. Jasmine Romero e Juan Morales da oggi figurano sotto la tutela di Nicholas Bauer e Angeline Chasti. Matteo, alias Monito, da oggi figura sotto la tutela di Nicholas Bravo Bauer Monito. E Angeline Chasti. Il caso di Ceca è rimasto in sospeso in mancanza dei documenti. Ora dovrete scegliere un nome e registrarlo. Sì, certo. Sì, ecco, io stavo pensando che forse la cosa migliore sia di non scegliere noi un nome, perché se dovessero spuntare fuori i suoi genitori potrebbe sembrare inappropriato. Ora io non so cosa ne pensi. Ecco, in realtà non c'è nulla che lo vieti. Vorrà dire che lasceranno in sospeso la questione e nell'atto di tutela figurerà solo con l'alias di Ceca. Di conseguenza, Ceca, sei anche tu sotto la tutela di Nicholas Bauer e Angeline Chasti. Evviva! Sono troppo felice! Ecco fatto, Ceca. Contento. Dai, ora dille che l'ami. Anch'io ti amo. Sì. Ma allora questo vuol dire che... Tiago! Pensavo fossi già andato via. Sono andato a prendere una cosa su da mio padre. Allora te ne vai? Sì. Sì, ho bisogno di... restare solo. E dove andrai? Non voglio dirtelo. Tu potresti venire a cercarmi. Scherzavo. Sicuro che è soltanto per questo? Non è che forse... ti sei stancato di me e stai inventando questa storia? Ma non mi confondere ancora di più le idee. Allora mi ami ancora? Come niente al mondo. Ti rendi conto, amore mio, che stiamo realizzando il nostro sogno? Abbiamo finalmente il nostro castello magico. Io mi rendo conto della gioia che mi dà vederti così felice qui vicino a me. Ora promettimi che sarà sempre così. Sì, sarà così, sempre e comunque. Te lo prometto. Ti amo. Ti amo. Allora, che ve ne pare? Direi che è abbastanza grande, no? Ecco, lo riempiremo tutto. Hai forse dei dubbi? E tu dove stavi? Ecco, in giro. Poi ti racconto. Ciao. Ciao. Bene, ragazzi, siamo qui per lavorare, quindi diamoci da fare. Su, coraggialo! Andiamo! Pronto? Mamma! Ciao, amore mio, come stai? Stavi giocando? Sì, con gli amici. Ti voglio bene, mamma. Sapessi quanto te ne voglio io. Ed è anche per questo che ti ho chiamato. Ascolta, potremmo passare qualche giorno insieme. Che cosa ne dici? Magari, però in quel cielo si sposeranno l'8 con il rito civile e il 14 in chiesa. Allora, vediamo un po'. Se credi, potrei venire a prenderti subito dopo il matrimonio civile e poi... e poi ti riporterò per il 14. Ti sta bene? D'accordo. Ciao, ti voglio bene. Dopodomani, dopo il matrimonio, diventiamo operativi. Ti si è rotto il cellulare? No. Allora perché l'hai lasciato sempre staccato? No, è che dov'ero non c'era segnale. E dove stavi? Te l'ho detto, stavo nella casetta che mi ha lasciato il nonno. No, mi hai detto che volevi restare solo. Dopo ti racconto. Vogliamo provare adesso? Ma ci pensi? Certo che ci penso, Digi, vero? Guardami. Tutto a posto? Che succede? Sento bene. Dovresti chiederlo a Tiago. Credo che stiano pure. Non è più lui. Perché? Cosa? Non lo so. No. Non lo so. Non mi stai scherzando. Allora, siamo pronti, ragazzi? Mi raccomando.
Voglio tutto, eh? Non tenete niente. Sì, sì, certo. Voglio vedere chi siete. Iniziamo allora. Senti, Tiago, c'è forse qualcosa che non va. Tu sai vedi, che possiamo... Il mio vecchio... Vuoi parlare di tuo padre? Nico, ormai lui è morto per me. E allora che cosa c'è? Ho paura di averla fatta grossa. Dai, parliamo. No, Rama, io non voglio vedere niente. Devo trovare i costumi per lo show. Certo che ho da fare adesso. Sì, un bacio. Ciao. Ciao. Va meglio? Sto cercando delle cose per lo show. Su quel palcoscenico dovremmo fare una figura divina. No, no, divina no, forse questo è eccessivo. Dovremmo essere all'altezza. No, non posso proprio vederti così. Per il processo, tu vedrai che gli daranno quello ma che è giusto. Devo dirti una cosa. È brutta? Sì. Bene. Prima di tutto devi sapere che io ti amo. Che ti amo molto. Anch'io. E quello che è successo... È successo non so perché... Non lo so neanche io. Non ti seguo, che è successo? Ieri. Quando sono stato in quella casetta. Ecco, lo sai com'è, io... Che cosa è successo? Io sono stato con un'altra. Puoi perdonarmi? Dimmi qualcosa, per favore, parliamone, troviamo una soluzione. Che cosa vuoi che ti dica? Una soluzione? Non c'è. Io dico di sì, invece. O non ti interessa? Allora? È finita, Tiago. Me ne vado. Ma... È stata una cosa senza importanza. Senza importanza? E perché tremi allora? Perché voglio essere sincero con te. Sincero? Sì, mi sta bene. E allora dimmi tutta la verità. Dove l'hai conosciuta? Forse sul pullman? Nella casetta del nonno, dove l'hai conosciuta? Che avete fatto? Ci siamo baciati. E nient'altro? No. Aspetta. Che c'è? Che cosa vuoi che ti dica? Io non lo so, dimmi qualunque cosa. Dimmi quello che ti passa per la testa, che cosa senti dentro. Allora... Devo anche dirtelo che cosa sento. Mar. Questo è un dono della casa per le sue affezionate clienti. Ma che carino, anche se è la prima volta che vengo. Allora torna a trovarci. Sì, certo. Grazie. Tentiamo di rivedervi presto, d'accordo? Grazie. Ciao, ragazzi. Figurati. Ciao, bellezze. Ciao. Allora noi due vi aspettiamo qui, d'accordo? Niente male, eh? Tiago, va tutto bene? Guarda che con noi due puoi parlare, siamo tuoi amici. Sono un idiota, anzi un imbecille. Sono stato con un'altra. E l'hai detto a Mar? Sì. No, certe cose non si dicono alle fidanzate. Ecco, questo dipende da che cosa. Ma sono fatto così, glielo dovevo dire, non potevo far finta di niente. Sarò anche un imbecille, ma non sono disonesto. Ma allora perché l'hai fatto? Non lo so, io ero fuori di testa. Insomma, l'avevo appena conosciuta e... È tutto, che devo dire? Sì. Ma dovevi solo stare zitto. Io amo Mar. Credevo. Ma ora non ci capisco più niente. So solo una cosa. Non si ripeterà mai più. Stai bene? Non vuoi dirmi niente? Andiamo. Tiago è stato con un altro. Che fine triste e solitaria. Almeno abbiamo qualcosa a cui aggrapparci. Sì, a queste sbarre. No, ma che cosa...
cosa sta dicendo. In fondo lei è a me vicino e io ho lei. Cucini qualcosa. Coraggio, si dia da fare. Godiamoci questa nostra ultima cena insieme.